Beh, io ho sempre voluto fare il commissario, cioè volevo vivere in un'atmosfera gialla. Ecco, praticamente anche quando facevo Medea o Elettra o la figlia di Orio o Madre Coraggio, pensavo sempre che volevo essere un ispettore o un commissario così. Insomma, essere dentro un'atmosfera gialla, dentro l'atmosfera del delitto. Diciamo che a volte io l'ho anche detto in alcune così interviste, sia in televisione, sia. Ma tutti hanno fatto orecchie. Invece, improvvisamente, proprio quando uno crede che là, insomma, nell'anzianità la storia si sia un po' delineata tutta. Invece è successo che proprio adesso è stato proposto questo ed è un sogno che si è realizzato. Cioè, è una cosa a cui non sì, no, non è che dico non ci speravo più, ma veramente non ci pensavo. E invece è successo così. E per me addirittura dopo tentativi che avevo fatto, anche di parlare con alcuni, così diciamo, autori, del nero, del giallo, quello che si vuol dire, improvvisamente è apparso questo scrittore che questa grande casa editrice che mi ha regalato questo sogno e questo scrittore, diciamo così, in modo che io ho potuto diventare proprio io, ecco, diciamo, è come se io fossi anche, non è che sono proprio un commissario qui o un ispettore, sono però il braccio destro del commissario che ci sarà nel libro così, e in ogni modo sono un'indagatrice, un'investigatrice. E io pensavo sempre, quando potrò dire, non so, Luisa, dove sei? In una casa vuota, oppure, signora Rossi, dove si nasconde? Venga fuori. Ecco, io pensavo sempre queste battute da dire, beh, non queste. E così adesso non è che dico proprio queste battute, perché insieme a questo sogno ho realizzato anche quello di Riccardo III. Io volevo fare Riccardo III e mi ricordo naturalmente che quando alcuni grandi e primi attori che mi chiedevano di fare Riccardo III nella parte, insomma, di Lady Anna, io dicevo, ma non posso fare Riccardo III perché lo fai già tu. Ma come dicevano quelli che erano uomini, ovviamente? Ma tu sei una donna. Io ho detto, ma io ho un piano, ho un'idea per fare Riccardo. Anche quest'idea è stata realizzata adesso, perché io sono, diciamo, anche interpreto parti di Riccardo III e questo è ancora il secondo sogno realizzato, cioè nel libro io sono così Riccardo più volte. Teniamo conto che Riccardo non lo faccio più, non lo faccio più, dico, nel teatro, volevo dire, però invece lo faccio in questo libro. Penso che sia molto come fortuna, due casi, due, come la vittoria.